Ci spiego un po' in cosa consiste il metodo Combat Stress? Consiste nella difesa che praticamente viene applicata negli spazi a corto raggio e quindi automaticamente chi si deve difendere ha la possibilità comunque di avere una chance sullo stupratore o sull'aggressore. In questo caso abbiamo ideato delle specifiche tecniche che possono essere messe a disposizione dalle donne o dalle ragazze all'interno per esempio di spazi ridotti come l'ascensore, come gli uffici, come la proprietà mobile di una macchina che comunque sia comporta una presa non facile per chi sta all'interno ma è più facile per chi sta all'esterno. Quindi con delle mosse semplici ma molto precise possiamo comunque risolvere il problema. Certamente non è che noi risolviamo il problema totalmente, ma cercheremo comunque di avere una chance in più di fronte alla persona che ci aggredisce, in questo caso avere dopo la possibilità di chiamare il 112, cioè le forze dell'ordine che comunque sia hanno la possibilità di accertare la persona che in quel momento ha fatto un reato. Ci sono gli effetti diretti, quelli a livello fisico, gli effetti indiretti, gli effetti a lungo termine, insorgenza di malattie psicosomatiche. Senz'altro c'è nella donna la nascita di un sentimento di impotenza, di vergogna, di perdita di autostima, perdita della fiducia in se stessa, della sua capacità di decidere e tenere in mano quelle che sono le redini della sua vita. Diciamo che viene annientata. È difficile denunciare un fatto di violenza, è difficile per paura di ritorsioni, per paura di riaffrontare un trauma già vissuto.